Assolutamente sì, primo appuntamento, tavolo di lavoro, socializziamo col mondo dei giovani e anche col mondo che istituzionale che collateralmente lavora in questa direzione per rivedere la legge sulle politiche giovanili. Mi sembra, come dire, un obbligo morale e una responsabilità da mettere in campo per chi ha l'orecchio a terra. Del resto il binomio spopolamento e intelligenze, giovani, il trinomio, io penso che un consiglio regionale debba necessariamente metterlo al primo punto, al primo posto della propria agenda istituzionale e politica. E io sono il Presidente del Consiglio, ho quest'onere e avverto questo bisogno. E è indispensabile l'ascolto, è il primo punto dal quale partire. Sentire, come dire, aderire con l'orecchio ai bisogni, anche al linguaggio nuovo, alle esigenze che i giovani e una società che sta evolvendo in maniera rapidissima ti presenta. E voglio dire, questa legge è del 2000, siamo nel 2024, un anno e un'era, immaginiamo 24 anni che cosa sono. Abbiamo bisogno di renderla, come dire, più aderente ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze.